sono stati proclamati nella sala Paolo Borsellino della provincia di Crotone i 10 consiglieri eletti nei giorni scorsi a seguito del rinnovo del consiglio provinciale. Nell'assise siedono Fabio Manica, Umberto Lorecchio, Raffaele Gareri, Antonio Ceraso, Vincenzo Lagani, Mario Megna, Saverio Punelli, Vincenzo Familiari, Iginio Pingitore e Andrea Devona. La maggioranza di centrodestra può contare su 7 consiglieri, 3 i consiglieri di opposizione. Fabio Manica praticamente ha sbancato tutti, è stato il più votato alla provincia. Ha vinto il gruppo, ha vinto la coalizione di Sergio Ferrari, il più votato, va bene, grande senso di responsabilità, grande peso, continuiamo a lavorare per il territorio, per l'interesse di tutto il territorio e per la città di Crotone. Fa il suo esordio in consiglio provinciale il sindaco di Cutro Antonio Ceraso, insomma un buon risultato il suo? Ma sicuramente, perché quello che mi ha spinto ad entrare in questa è il fatto di vedere un occhio sul territorio, perché ripeto, i problemi ci accomunano tutti, per cui credo che ognuno per le proprie sicuramente può dare un contributo. Raffaele Gareri è stato riconfermato consigliere provinciale, quali sono, diciamo, gli auspici adesso? L'auspicio è di continuare questo lavoro che è andato avanti questi 2 anni, la continuità amministrativa e quindi l'elezione ci consente di completare almeno la parte più importante e immediata. È chiaro che siamo nel pieno di una programmazione che pensiamo e ci auguriamo che i prossimi 2 anni completeremo. E facciamo l'esordio in consiglio provinciale con la nostra lista. Storicamente in Calabria non si era mai provato a entrare in campagna elettorale a livello provinciale con il simbolo del nostro presidente Meloni. Noi abbiamo creduto in questo e il risultato ci ha dato ragione. Che opposizione sarà la vostra? Ma un'opposizione logicamente costruttiva e non distruttiva. Noi vogliamo bene al nostro territorio, vogliamo bene alla nostra città, poi siamo in 5 del Consiglio Comunale di Crotone, quindi cercheremo di fare valere anche la voce della nostra città. È la prima volta che siedo tra i banchi del Consiglio Provinciale di Crotone, per me è una grande responsabilità rappresentare il Partito Democratico, che dovrà determinarsi su tantissime scelte importanti che questa provincia dovrà fare, e quindi dobbiamo farci trovare pronti affinché possiamo dare delle risposte al territorio. Noi saremo chiaramente in opposizione, saremo in minoranza, cercheremo di essere attenti ma soprattutto propositivi affinché si possano risolvere tutte le problematiche che attanagliano il territorio della provincia di Crotone.